Il sindaco di Ancona a questa convention mondiale delle camere di commercio. Ecco, sindaco, qual è il messaggio che vuole dare Ancona, il ruolo che vuole in un certo senso ricavarsi? Quello, come si diceva una volta, di porta verso il mondo, una volta si diceva porta d'Oriente, adesso diciamo porta verso il mondo, anche se sicuramente l'Oriente, inteso in senso lato, l'Est, diciamo così, ha ripreso una sua centralità nel mondo. Porta verso il mondo e vetrina, in senso anche qui lato, vetrina delle Marche e del Centro Italia sul mondo. Quello che abbiamo detto anche quando abbiamo inaugurato questa struttura, che vuole essere con la Mole appunto la raffigurazione fisica di questo ruolo. Ancona non più come isola rispetto al resto delle Marche e al resto d'Italia, ma appunto come città che rappresenta la porta delle Marche sul mondo e la vetrina delle Marche sul mondo, e il porto di Ancona lo è in modo particolare. Ecco, da questo punto di vista il porto proprio dorico è previsto un progetto piuttosto importante, vuole in un certo senso essere ponte, quindi punto di rilancio. Sì, il progetto diciamo più importante e più soprattutto realistico e in tempi pressoché immediati, parliamo di 2 anni, quello concordato con l'autorità portuale per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività croceristica in Ancona, dell'approdo delle navi da crociere in Ancona, nella zona del porto storico, del porto Traianeo, che è di una grande suggestione davanti all'arco di Traiano e che è tra l'altro anche lì porta d'ingresso alla città, passando appunto per la parte storica della città che è nata e costruita barbicata sul mare. Questo è sicuramente un progetto la cui realizzazione con la riprofilatura del Molo Rizzo, il progetto esecutivo è stato già approvato, è in corso la procedura per l'appalto dei lavori sostanzialmente, le fasi preliminari, è un progetto che nel giro di un paio di anni dovrebbe trovare concreta attuazione, e questo dice anche della qualità importante del progetto. Un progetto di grande visione ma anche di grande realismo, di grande capacità di concretizzarsi. Grazie mille.